Quindi bisogna differenziare le situazioni, differenziare chi è difficilissimo ricollocare dal punto di vista lavorativo. Altra cosa è dare un'opportunità lavorativa a quei giovani di cui parlava Cazzola. Però bisogna dire anche con estrema chiarezza un'altra cosa. Finiamola con la leggenda che la riforma Fornero votata dal Partito Democratico non ha contribuito alla disoccupazione giovanile. Perché in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa, non, perché bisogna parlare anche della situazione contingente, scusate, chiudo, in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa, in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa, andare ad aumentare fino a 8 anni la permanenza sul posto di lavoro vuol dire andare a bloccare il turnover totalmente al 100%. Sì. E quindi è chiaro che arriva a quei picchi di 40% di disoccupazione giovanile. Allora...